Bentornati amanti del cinema classico italiano. Iniziamo subito con una comunicazione di servizio. Come avete potuto vedere dalla pagina Facebook e anche qui dal canale YouTube dove ho caricato il trailer, il 25 agosto uscirà il documentario di montaggio, una specie di video saggio, creato da me che si intitola Erotismo Autarchico, il corpo maschile e femminile nel cinema italiano del 1930-1945. È stato un lavoro di studio approfondito e di ricerca su appunto il cinema del periodo e su come veniva rappresentato e trattato il corpo maschile e femminile, naturalmente legato anche alla sensualità e alla sessualità dell'epoca. È un film che è un documentario, un video saggio che spero vi piacerà e lo troverete online, come vi dicevo, dal 25 agosto su Dailymotion. E ora volevo parlarvi di un film che è presente all'interno di questo documentario, un film che all'epoca creò non poco scalpore, che si intitola La cena delle beffe di Alessandro Blasetti. E chi non beve con me, peste lo colga. Questa è la famosissima frase recitata da Amedeo Nazzari all'interno del film La cena delle beffe. La cena delle beffe, che è un film, come dicevamo, di Alessandro Blasetti, tratto da un testo teatrale di un famoso autore che andava per la maggiore negli anni 30 e 40, che è Sam Benelli, che fa appunto questo testo teatrale, ripreso poi da Blasetti, e non è l'unico, perché negli anni 30 e 40 l'ambientazione medievale, l'ambientazione rinascimentale, soprattutto quella medicea a Firenze, andava veramente molto di moda nel cinema dell'epoca. La cena delle beffe è un film molto particolare, che conserva molto il suo impianto teatrale, lo si vede già dai titoli di testa, dove c'è questo sipario che si alza a far vedere i vari nomi dei protagonisti, e anche tutta l'ambientazione, non ci sono esterni, ci abbiamo tutti interni, che appunto ricostruiti in studio a Cinecittà, aumentano questo collegamento, questa vicinanza con una realtà teatrale. Il nocciolo della trama è lo scontro fra due personaggi importanti nella Firenze dell'epoca: da una parte Neri Chiaromantesi, che è appunto interpretato da Amedeo Nazzari, che è un personaggio burlone che si diverte a fare le burle anche abbastanza pesanti verso altre persone appartenenti alla nobiltà fiorentina, e dall'altra parte abbiamo Giannetto Malaspina, interpretato da Osvaldo Valenti, che anche lui si diverte a sua volta a fare delle burle, e dunque c'è uno scontro continuo fra questi due personaggi. Non vi sto a dire come si sviluppa la vicenda in maniera dettagliata, ma l'importante da sapere prima di vedere il film è che abbiamo questa ambientazione rinascimentale e questo scontro fra dei personaggi molto forti all'interno della Firenze di Lorenzo il Magnifico. E contrapposti a queste due figure abbiamo una figura di donna bellissima, interpretata da Clara Calamai, che è l'oggetto del desiderio di entrambi questi due uomini. Infatti, Clara Calamai interpreta ancora una volta il ruolo di una cortigiana, di una donna che è partita dal basso perché, come si dice nel film, faceva la serva e poi, grazie ai suoi amanti, è diventata, diciamo, un personaggio illustre, ed è un personaggio, diciamo, fondamentale all'interno del film. All'interno del film, come hanno fatto notare dei critici contemporanei, dei critici moderni, sono anche delle latenti, pulsioni omosessuali anche fra il personaggio interpretato da Amedeo Nazzari e quello di Osvaldo Valenti, perché entrambi, soprattutto il personaggio di Giannetto interpretato da Osvaldo Valenti, tenta di fare tutto, addirittura anche conquistare Clara Calamai per farsi ben volere, per farsi vedere in buona luce nei confronti del personaggio interpretato da Amedeo Nazzari. Una scena calza all'interno del film è quella dove vediamo Amedeo Nazzari, che è stato imprigionato perché è creduto pazzo, lo vediamo sospeso con le braccia legate, e qui sfilano davanti a lui tutte le donne che ha in un certo senso sedotto e abbandonato. Abbiamo Elisa Cegani, abbiamo l'attrice Luisa Farida e anche Valentina Cortese, molto giovane, che ha un bellissimo dialogo con appunto Amedeo Nazzari, che cerca in tutti i modi di
sedurla. Interessanti questi due camei di Luisa Ferida e Elisa Cegani che rendono omaggio a Alessandro Blasetti partecipando in questo brevissimo ruolo che dura appunto veramente pochissimi minuti, perché entrambe stavano girando sempre con Blasetti, stavano finendo le riprese proprio in quelle settimane del film La Corona di Ferro, e dunque per rendere omaggio al regista partecipano al film. Essendo anche in ristrettezze economiche, Blasetti non paga le attrici. Infatti, nelle sue memorie, Elisa Cegani dice che lei e la Ferida sono state pagate con delle saponette profumate, che era una merce veramente molto rara nell'epoca. Infatti, siamo nel pieno secondo conflitto mondiale. E Blasetti, sempre per risparmiare, utilizza i costumi e le scenografie del film La Corona di Ferro, le utilizza anche in questo film nella Cena delle Bestie. Il film dunque si avvale di due ottime interpretazioni, sia quella di Amedeo Nazzari, anche se nelle sue memorie non è soddisfatto dell'interpretazione di Nero Chiaromantesi, e quella di Osvaldo Valenti. Osvaldo Valenti dà una delle sue migliori prove d'attore, un'altra secondo me molto interessante, molto intensa, è quella di Enrico IV nel film di Pastina del 1944, e Osvaldo Valenti è un personaggio tristemente ricordato per la tragica fine che fece assieme a Luisa Ferida al termine del secondo conflitto mondiale, ma è un personaggio che dal punto di vista attoriale era veramente molto, molto bravo, sebbene in molti film del periodo interpretava soltanto ruoli secondari e ruoli di contorno. E si dice che questo ruolo Blasetti lo diede proprio a Osvaldo Valenti perché era stato ferito da una freccia scoccata dallo stesso Blasetti sul set del film, appunto, La Corona di Ferro, che si stava girando, diciamo, in contemporanea. Ma la Cena delle Beffe è ricordata soprattutto per una scena di nudo, pochissimi fotogrammi in cui Amedeo Nazzari toglie, strappa, diciamo, il vestito a Clara Calamai, diventando così il primo celebre, se non nudo, della storia del cinema italiano. Anche se, come potrete vedere poi nel documentario Erotismo Antartico, che uscirà prossimamente, non è stato veramente il primo, ma ce ne sono stati degli altri già addirittura nel 1931. E l'autore che più ha rappresentato, diciamo, semi nudi nel cinema italiano degli anni 30 e 40 è certamente stato Alessandro Blasetti. Spero di avervi incuriosito nella visione della Cena delle Beffe di Alessandro Blasetti, un film che ha avuto dei passaggi televisivi su Rai 3, oppure potete anche trovarlo online su YouTube, vi lascio i link nel box. Vi auguro un buon Ferragosto e ci vediamo al prossimo video.